Salve a tutti ragazzi, io sono Megadome 911 e in questo video vi mostrerò come si realizza una montatura per la pesca in mare in zone a basso fondale. Vi illustro subito l'occorrente, ecco, ci serve un piombo scorrevole da 30 grammi, un moschettone con girella, salvanodo, come vedete, una piccola girella sprovvista di moschettone, il solito amico taglia unghie e ho già preparato, come vedete, in questa piccola striscia di polistirolo, due terminali, diciamo, con ami. Iniziamo subito, a fissare il moschettone con la girella al filo che proviene dalla canna. Quindi eseguiamo un classico nodo a cappio. Facciamo passare il filo. E come al solito andremo poi a creare questo cappio e ad inserire il capo libero del filo all'interno del cappio sempre 3 volte. Ecco qua. Una volta effettuato questo, tenete sempre saldo il capo libero e andate a stringere. Una volta stretto, andiamo immediatamente a tagliare l'eccedenza. Ecco qua. Adesso dobbiamo procedere con sostanzialmente quello che è lo scheletro, quindi la struttura portante della nostra montatura da basso fondale. Quindi prendiamo immediatamente un po' di filo, fatene uno spezzone di circa 60-70 cm, non di più. Ecco, una volta racimolato il filo, andiamo subito a impostare, diciamo, la nostra montatura. Praticamente bisogna prima di tutto inserire il piombo, come vedete qui c'è un piombo scorrevole da 30 grammi, potete anche usare un piombo che non sia scorrevole, però in quel caso la montatura è leggermente diversa. Vi consiglio il piombo scorrevole perché soprattutto di questa forma, che si deposita bene sul fondo e evita gli aggrovigliamenti di un classico piombo agganciato ad un asolo o ad un moschettone. Quindi vi consiglio sempre un piombo scorrevole. Comunque, ritornando a noi, fra il piombo scorrevole e la girella posizioniamo, come giusto che sia, un salvanodo in modo che possa attutire gli urti derivanti dallo scorrimento del piombo sul filo. Ecco, una volta passato il salvanodo, andiamo ad effettuare il nodo alla girella. Seguiamo sempre il classico nodo a cappio. Ecco qui. Ripetiamo sempre la stessa procedura che consiste nel inserire il capo libero del filo nel cappio 3 volte. Ecco qui. Andiamo a serrare e a stringere. A questo punto tagliamo sempre l'eccedenza che dà solo fastidio. Così. E qui abbiamo la parte, diciamo, già parte della nostra montatura. Chiaramente qui in seguito andremo a fissare dove c'è l'asola, scusate, dove c'è la girella, andremo a fissare il nostro piccolo bracciolo, il nostro piccolo terminale da 10-8 cm, che includerà chiaramente anche l'amo alla fine. Però questa montatura prevede invece, io sono solito a fare in questo tipo di montatura, 2 ami, uno che lavora proprio a ridosso del fondale, e uno invece che lavora ad un'altezza, ecco, di poco superiore rispetto a quello che lavora completamente, ecco, sul fondale del nostro spot. Praticamente, come creare un altro bracciolo sul corpo della montatura, è sufficiente prendere una piccola girellina, che vi faccio vedere adesso, piccola o grande, comunque più piccola è meglio è, secondo me. Vi faccio vedere adesso come creare un bracciolo secondario, ecco, un terminale secondario all'interno della stessa montatura. Ecco qui. Andiamo a unire questa piccola girella alla struttura portante della montatura attraverso un nodo Palomar. Ecco, in questo modo qui. Adesso chiaramente, ecco, la girella è molto piccola, quindi è chiaro che
è anche difficile da gestire. Come al solito effettuiamo il nostro nodo Palomar, andiamo ad inserire l'asola all'interno del nostro cappio. Questo modo qui avremo ottenuto questo nodo, andiamo piano piano a serrare aiutandoci da una piccola pinza, ecco, in questa maniera qui, ed ecco che il palomar è realizzato. Quindi sostanzialmente il nostro tipo di montatura sarà così, ecco, cioè il piombo con girella finale e girella al di sopra, come potete vedere. Adesso non ci resta altro che legare i nostri terminali alla girella in alto e alla girella in basso. Quindi iniziamo col mettere, io qui ho utilizzato ami di misure diverse, però l'amo più grosso, diciamo il classico amo della misura 16, come vedete, io lo utilizzo, ecco, a ridosso del fondale, quindi lo andiamo a posizionare nella girella diciamo a ridosso del piombo, ecco. E lo andiamo a legare sempre con il nostro buon vecchio nodo, che ripeto è un nodo molto semplice ma allo stesso tempo molto tenace. Ecco qui, stringiamo e tagliamo subito l'eccedenza. Ecco qui. Adesso facciamo scorrere nuovamente il piombo e andiamo a legare il secondo terminale precedentemente preparato alla piccola girellina che abbiamo posto nell'estremità più alta della nostra montatura. Chiaro che, attenzione, questo tipo di montatura va ad utilizzare, ecco, la sua efficacia nel momento in cui gli ami vengono innescati con piccoli tranci di verme, soprattutto di coreano, di bigattino, va bene anche piccoli pezzetti di carne se siete sprovvisti di verme, potete usare anche esche, fra virgolette, meno consuete nella pesca, ma altrettanto utili come piccoli tranci di carne cruda o gamberetti, insomma, potete mettere piccoli pezzi di sarda, insomma, questa montatura si presta bene all'innesco di tutti questi tipi di esca praticamente. Chiaramente questo è un tipo di montatura che va bene per fondali che vanno dal metro sino a massimo i 5-6 metri di profondità. Oltre chiaramente avrete bisogno di ami più grossi, di esche più voluminose, di fili soprattutto che siano di spessore più grande e senz'altro di un piombo, quindi di una zavorra molto più pesante di questa. Tutto dipende poi dalla profondità che voi scegliete di pescare. Ecco, questo è il risultato finale, come potete vedere. Abbiamo un amo a ridosso del fondale e un piccolo amo ad altezza superiore. Ecco qui. Per questo video è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se così è, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e condividetelo, fatelo vedere amici e parenti. Io come al solito vi auguro un grande in bocca al lupo e buon divertimento per tutte le vostre pescate. Un saluto e un abbraccio da Megadome 91, per questo video è tutto e ciao ciao, alla prossima!